anno 0, anno 0, video numero 57. Venerdì 19 febbraio ho letto sul giornale quotidiano La Provincia, la pagina del Soncino, un articolo che mi ha fatto così sobbalzare. L'appello del Don, l'appello del prete dell'oratorio di Soncino. L'oratorio San Paolo ha bisogno di volontari. Oh signore, ho detto, ma come? Io che conosco bene la realtà di Soncino e so benissimo come funzionano questi meccanismi, anche perché li ho frequentati e ho molta attenzione a queste cose, mi sono posto subito questa domanda. Ma come mai? Come mai hai bisogno di volontari? Non è perché forse li hai fatti scappare? Non è forse perché molti se ne sono andati? E poi, devi fare un articolo sul giornale per chiedere i volontari, che tra l'altro un articolo sul giornale fa quasi sorridere per quello che legge sul giornale, ma come? Invece di operare tu sacerdote nel territorio e cercare di così creare un tessuto con delle persone che poi ti danno una mano, hai bisogno di fare un appello generico su un giornale? E poi, dato che a Soncino sappiamo tutti che adesso c'è un gruppo di fedelissimi che sono gli unici depositari delle verità della Chiesa e di tutta l'epistemologia del mondo dal punto di vista della metafisica, della teologia, ma non della filosofia, questi fedelissimi, queste persone, avanti! Andate voi a fare volontari oratorio, datevi da fare, come hanno fatto sempre moltissime persone che avete fatto allontanare o avete cacciato. Basti pensare alla scuola materna San Martino, hanno cacciato 10 persone, basti pensare a molte realtà parrocchiali, hanno cacciato tante persone anche dalla parrocchia in malo modo, perché basta dire che non la pensi come loro, e loro non con uno spirito sacerdotale, ma con uno spirito politico. Ti cacciano e ti trattano, dobbiamo litigare, la parola litigio, i preti che litigano con le persone, siamo arrivati a questi punti. E allora, la cosa che poi mi ha fatto sorridere è che chiunque, non chiunque, la parola è chiunque, che dovrebbero capire cosa vuol dire prete dizionario, chiunque voglia mettersi a disposizione mi può contattare. Ah, che bello allora, chiunque, no? Ci sarà prima un percorso formativo. Poi potremo lavorare insieme. Ecco qui la selezione, cioè se sei dalla nostra parte, se sei magari uno che fa la comunione per bocca, allora sì, vieni. Se sei uno che sei con Papa Francesco, non ci vai bene, ad esempio. E queste cose le dico perché sono cose già dette, stradette nella chiesa di Soncino, argomenti che ho già trattato, già detto. Quindi questa cosa qui fa sorridere. A Soncino avevamo tantissime persone che facevano volontariato gratuito, con impegno, con competenza, molti di quali erano insegnanti che insegnano anche nelle scuole adesso, quindi più abilitati e più formati, sono autorizzati dallo Stato per insegnare, sono scappati. E adesso l'articolo è: l'oratorio ha bisogno, eccolo qua, di volontari.